Antonio Cane, benvenuto nella 126 per questa intervista che hai voluto accettare. Grazie mille a te per l'invito. Io 10 kg in meno, Antonio Cane, addirittura, sei informissimo. Ma al di là delle considerazioni personali, quello che mi interessava indagare un pochettino con te e parlare un pochettino di questa estate nel nostro territorio, perché tu sei uno dei maggiori organizzatori di eventi di successo del territorio, e questo te ne va dato atto. Quindi volevo capire insieme a te che cosa sta succedendo questa estate. Allora, quello che ti posso dire, Antonio, come ho detto pure, è successo un piccolo incidente di percorso. Succede, la diretta. Come ho detto pure tra intervista, che secondo me San Salvo potrebbe essere chiamata, o dato il titolo, di città della musica dell'Alto Vastese, perché come hai potuto vedere organizzeremo altri concerti. Abbiamo iniziato con Progetto Sud, che ha visto partecipare Tonino Carotone, artista spagnolo di alto rilievo, e i Sussaun System, la seconda serata di Sussaun System, che hanno riscosso molto successo dai video che hanno fatto, dalle fotografie. Quindi stiamo parlando innanzitutto di Progetto Sud. Esatto, di questo grande Progetto Sud. Quindi hai abbandonato, diciamo, gli eventi della notte. Tu sei stato uno dei protagonisti, la prima notte bianca a San Salvo, e questo insomma è un fatto. Esatto, poi hai fatto l'esperienza della notte rosa. Esatto. E adesso, diciamo, ti stai dedicando un po' più alla musica. Esatto. Diciamo che ci ha superato mentre noi mettevamo la freccia, quindi è giusto anche sottolineare. Allora. Sì, in pratica è vero, sono stati promotore di Nottambula, l'ideatore di Notte da Mare, che quest'anno ha avuto un seguito grazie a Gaetano D'Ancona, Antonio Renzone. Abbiamo fatto Felicità, che sarebbe doveva essere la Pasquetta più grande d'Italia, ma per cause atmosferiche non è stato così. L'abbiamo posticipato al 1° maggio, che è stato un grandissimo successo. È stato un grandissimo successo. E quest'anno però mi sono dedicato, come hai detto tu prima, più alla musica, perché secondo me la musica è l'animo di ogni persona. Mi sono buttato sul Progetto Sud, che è stata la sua seconda edizione. L'anno scorso abbiamo avuto Eugenio Bennato, esatto, in sordina, perché non ci credevamo tanto, tra virgolette, non abbiamo pubblicizzato a dovere, però abbiamo fatto sempre tramite Eugenio Bennato sempre 10.000 presenze. Quest'anno ci ho creduto molto di più e i risultati si sono visti. Io spero tanto che diventerà un festival di alto rilievo, perché dopo Melpignano, la notte da Taranda, dopo il Carpino Folk Festival, ci siamo noi, uno dei festival che potrebbe diventare il più grande del centro sud Italia. Sì, ci sono diverse persone che si stanno muovendo nell'ambito della musica per fare anche dei festival. Per esempio stasera ci sarà l'appuntamento con un festival elettronico. Il primo festival di musica elettronica a San Salvo, e sono molto orgoglioso. Uno degli organizzatori, un grande amico, grande compare, Nicola Daniele, insieme agli altri, Nacci, Nicola De Luca, Marco Bellomo, certo. Luca del Beat Café. È vero, però come stavo dicendo, San Salvo si merita veramente il titolo di città della musica. Quindi secondo te la strada da perseguire è quella della musica, è quello di fare tanti festival, magari in diversi, esatto, generi musicali. Assolutamente sì. Ad esempio, mi è dispiaciuto per l'amico, compagno e organizzatore di eventi, Domenico D'Alì, che porta avanti da 4 anni Summer Vintage Rock and Roll, uno dei festival più importanti abruzzese a livello rock. C'è una bella offerta in città di musica. Esatto. Hai ragione, riflettendoci. Calcoliamo che il 27 agosto ci saranno i Nomadi a San Salvo, e vi ricordo anche del 4 settembre Alessandro Mannarino, cantautore romano molto ricercato dai giovani
di tutta Italia. Quindi il 4 settembre ci sarà questo grande appuntamento, sì. Vedo che ci stai investendo molto in termini di promozione. Ci sto credendo, purtroppo l'abbiamo dovuto fare a pagamento perché l'artista che ormai è di scena su tutto l'Italia, di calibro nazionale. Calibro nazionale non solo. E abbiamo fatto dopo 20 anni tramite la SD Sporting San Salvo, che è una delle promotrici di questo evento, cioè l'associazione che gestisce i campi sportivi. Esatto, abbiamo deciso dopo 20 anni di Andrea, Daniele di riportare dentro il campo sportivo non soltanto lo sport e il calcio, anche eventi culturali. E questa è quasi un'assoluta novità negli ultimi vent'anni, esatto. Perché io non ricordo. L'ultimo progetto che si è fatto nello stadio comunale è stato per me Erro, quindi 19 anni fa. E oltre alla SD Sport San Salvo siamo 15 ragazzi a dargli una mano, che abbiamo creduto nel progetto, che abbiamo investito i risparmi. Pensato più all'erbetta che alle manifestazioni, esatto. Tra l'altro ho partecipato anche a un importante concerto in quel di Torino, lo stadio comunale di Torino, e ho visto che ci sono anche delle soluzioni tipo dei tappetini, una tapparella messa sul manto erboso, che ha salvaguardato sia il manto erboso dello stadio, e sia ha dato la possibilità naturalmente di fare un grande evento. Le soluzioni sono tantissime per salvaguardare il manto, il territorio. Quindi nel futuro di questo territorio, del turismo e dello sviluppo delle attività e degli eventi, tu vedi tanta buona musica. Sì, allora la musica in primis, però anche abbinarci dei prodotti tipici come Progetto Sud. Io torno sempre a Progetto Sud perché parlo di persone. Sì. Progetto Sud 2015 è stato anche suoni e sapori. Sì. Abbiamo allestito l'area dell'evento con vari stand gastronomici del sud, dalle cozze ripiene alle tipiche fregne di Elena Iannone, che è stata presente pure al primo maggio che tu hai intervistato, ha riscosso molto successo. Un video virale che giocava naturalmente sull'equivoco, Elena gioca naturalmente sull'equivoco, che ha avuto oltre 15.000 visualizzazioni, esatto. È stato un vero successo su YouTube insieme al video del Cocco. Io invece quest'estate mi sono dedicato più ai personaggi, anche quello di Vincenzo Onesto del Cocco, esatto. Stiamo cercando di valorizzare anche... Che lo troveremo il 13, avevi detto, allo stand di Sanzalu.net. Alla fine si tratta di valorizzare dei personaggi locali, tipici che noi abbiamo, delle persone simpatiche, lo stesso Felice, no? Insomma, potrebbe essere valorizzato diversamente per la sua capacità, e d'altronde ci sono tante persone che sono in grado di fare spettacolo, di intrattenere, di far ridere, di fare con leggerezza e con allegria. Magari bisognerebbe metterle in rete, metterle a regime e creare le occasioni per poterle fare anche esibire. Sono d'accordissimo con te. Bene. Nel futuro, oltre a Mannarino, che cosa vedi? In futuro, dacci qualche anteprima anche per la stagione magari invernale. Stai pensando a qualcosa? Abbiamo creato un bel gruppo sia con Mannarino che con Progetto Sud. I ragazzi gruppo sono di organizzatori, esatto. Però vuoi citare qualcuno che ti sta dando una mano? Guarda, sul Progetto Sud posso dire che c'è stato Piero Tomeo, Andrea Di Iorio e Daniele Manzoni. Piero Tomeo, che era l'associazione. Esatto, Associazione Culturale in Festa. E in più per Mannarino invece abbiamo altre persone molto volenterose, da Graziano Fiorelli, Luca De Luca, sempre Andrea Di Iorio, Sabrina Martino, Danilo Faienza. Adesso non sto qui a elencarli tutti, da Marco Bellomo, la Bottega del Luppolo, il Beat Café, siamo veramente tanti, volenterosi e con voglia di fare. Io spero che a settembre ci siederemo a tavolino tutti quanti insieme. Il mio obiettivo, deve essere sincero, è una bella festa del vino. Noi abbiamo la cantina sociale a San Salvo, che vorrei sedermi, fare un tavolo rotondo con loro per discuterne, per vedere cosa poter fare con il sindaco a novembre, quella idea di cui mi parlavi anche qualche anno fa. Esatto, e abbinarci
la mitica Terra e Cuore di una volta, che certo, è avuto un grande successo con te in primis promotore, e mi è dispiaciuto che non è andato avanti per vari motivi. Ma, per l'amor di... cioè, principalmente miei, insomma, esatto, però che si può riprendere, non perché c'erano le condizioni, perché abbinare Terra e Cuore, un gruppo di amici volenterosi che vogliono darci una mano, e il vino che noi abbiamo parecchio, la cantina sociale a San Salvo, amanti della musica e quant'altro, secondo me potrebbe uscire un mega evento. Dopo, tramite, come stavo dicendo, l'amministrazione comunale, che per l'amor di Dio è stata sempre appoggiata, ci ha sempre appoggiato in tutto e per tutto, vedere un po' che cosa quindi fare. Io ti ringrazio per la tua disponibilità. Grazie, e sostanzialmente ci lasciamo con un appuntamento per novembre, per creare un grande evento, diciamo, legato al vino, alla musica, all'enogastronomia, all'amicizia. Esatto. E ricordo questo come progetto, ricordo invece l'appuntamento che già è in campo, fallo rivedere, del 4 settembre, Mannarino, allo stadio comunale di San Salvo, un grande evento targato Antonio Cane e ASD Sporting San Salvo e tante altre cose. Poi tu hai il pregio, e questo lo voglio dire in chiusura, di collaborare con tutte le realtà sansalvese, esatto, perché hai collaborazioni con me, hai collaborazioni con la SD, hai le collaborazioni con vari ragazzi, con la bottega, con Luca, con Nicola Daniele, con... Sì, noi siamo praticamente tu. Collabori con tutti. Posso dire soltanto l'ultima cosa, che è il tuo grande pregio. Ti posso dire che San Salvo siamo un gruppo di grandi amici, anche se non ci conosciamo bene, però ogni volta che ci vediamo ci portiamo rispetto, e la collaborazione è prima di tutto. Ecco, questo è molto importante. Grazie Antonio. Grazie a te, Antonio Cini.